Buongiorno, eccoci in un nuovo video. Allora, mi trovate in camera da letto perché, ebbene sì, come ben sapete ormai le mie vacanze sono terminate, almeno per questa settimana, perché poi sabato si riparte. E quindi dopo aver passato una settimana senza fare un tubo, mi ritrovo a rifare tutto quello che normalmente facciamo. Allora, mettiamoci al lavoro, devo fare i letti, dare una sistemata velocissima alla casa, perché poi dovremo andare, perché poi io e Pietro e me andremo a fare delle commissioni. Dobbiamo andare in posta. Dobbiamo andare. Saluta un po' le ragazze. Ciao. Allora, dobbiamo andare in posta. Dobbiamo andare a comprare le ciabatte. Dobbiamo andare a comprare lo shampoo, il balsamo. Allora, devo dire che lo shampoo e il balsamo della Dixon mi ci sono trovata benissimo, benissimo. Non pensavo, fino ad ora penso che siano gli shampoo, lo shampoo e il balsamo migliore che io abbia usato negli ultimi tempi. Allora, li ho lasciati a riccione perché era il formato grande col dispenser tipo a riccione della zia Monica, col dispenser tipo sapone, scomodissimo da riporre poi in valigia. Cioè, perlomeno non sono riuscita a capire se c'era la possibilità di nuovo di richiuderlo o meno, quindi l'ho lasciato alla mia amica, gli ho detto: "Tienilo tu, poi quando torni a casa me lo riporterai", perché io e Pietro ne eravamo veramente pieni, strapieni di valigie. Allora, adesso mettiamoci al lavoro perché il tempo stringe, sono le 9:20. Questo è di Kiko, è vecchissimo, quindi non so neanche se trovate ancora la confezione. Questo è il numero 100 Silky Touch Powder. È molto bello, lo uso proprio poco perché poi, come ben sapete, l'illuminante va messo proprio poco 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 poco. Ecco qua, giusto per il
illuminare un po' il viso. Poi matita nera, proprio poco poco, e mascara. Questo era praticamente il trucco che facevo tutte le sere al mare. Oggi, come vedete, non mi sono sporcata le palpebre, perché è mia abitudine, ogni qualvolta vado a mettere il mascara, sporcarmi le palpebre. Poi, come rossetto, ecco, invece oggi andrò a mettere questo di MAC, perché si abbina perfettamente alla maglia che indosso. Allora, questo è un nude, ecco qua, di MAC. Questo è il numero 204 creme nude lipstick. Ecco qua. Allora, coda, rigorosamente coda, perché nonostante io ieri sera abbia lavato i capelli, fatico proprio a tenerli sciolti, per cui ho optato per una coda e la riga in mezzo, stile Pocahontas, che d'estate mi piace tantissimo. Allora, rossetto da mettere in borsa, telefono e si parte. Allora, questo è il mio outfit. Allora, questa è una maglia, una maglietta corta, guardate un po', corta perché rimane praticamente larga, ma giusto giusto a vita del pantalone. Questa è una maglietta che ho preso da Max Factor. Poi, come pantaloni, oggi indosso, ebbene sì, oggi non ho nessun vestito e nessuna gonna, oggi indosso i pantaloni, e ho messo i pantaloni crema, quelli di CVG, quelli scampanati in fondo, con la mia infradito bianca, la mia borsa. E poi volevo farvi vedere due occhiali da sole che ho preso a Riccione in un negozio di occhiali. Guardate le mie scarpe. Guardate invece l'outfit di Pietro. Guarda, le scarpe della New Balance e la maglia bomber numero 9. Allora, il primo paio è questo. Guardate un po'. Allora, questo è blu e nero, e come vedete a lato ci sono dei glitter. E anche Pietro ha i suoi occhiali da sole. Guardate che DJ. Un attimo. E questo è il primo paio. Poi il secondo invece è questo, un po' più strong. Guardate, questo è marrone con le lenti un po' più scure sopra, un po' più chiare sotto, e sono più spesse rispetto agli altri. Poi un'altra cosa, ho preso in un negozio di cinesi, avevo visto dalla mia collega Elena il suo,
e lei, vabbè, l'aveva preso da Amazon. Poi per caso l'altro giorno sono andata con mia mamma a fare un giro in questo negozio di cinesi e l'ho trovato, quindi l'ho preso. Questo è un proteggichiave, guardate un po', della macchina. Ce n'è di diversi modelli, praticamente ci sono tutti i modelli di auto, ed è comodissimo perché è in gomma. E oltre a essere comunque carino, perché io in questo caso l'ho preso blu, perché allora lo volevo fucsia, ma fucsia non c'era. Per cui ho deciso di prendere questo blu elettrico, che mi piace proprio tanto. E devo dire che in questo modo la chiave è sicuramente più riparata. E l'ho pagato sui 3 euro, quindi stra comodo e promosso. Adesso noi andiamo e ci vediamo poi più tardi. Ciao! Mi dice a me, ragazza, che io lavoro con i mostri. Lavori? Con i mostri. E quindi sconfiggi tutti i mostri? Fai la mossa? Uno, due, sconfiggiamo i mostri. Casa, finalmente. Allora, Pietro e Nea è voluto rimanere col papà, quindi ha deciso di farsi qualche oretta di trattore. Io sono passata da Esselunga, dove ho preso un pacco di mozzarelle. Allora, queste sono marca Esselunga, io le trovo buonissime. Poi ho preso un pacco per Pietrenea di Mikado Go da portare in viaggio, uno spazzolino sempre per Pietrenea, questo con Spider-Man che si illumina, lui è fedele a questo, quindi ho dovuto prendere quello, e uno spazzolino Mentadet per me, semplicissimo, il solito. E poi per fare un regalo ho preso questo diario di Harry Potter, molto molto carino. Poi sono stata da Arco Sport, che è un negozio di articoli sportivi presenti nella nostra città, e ho preso, dato che erano in sconto, un paio di Havaianas. Allora, queste sono rosa con la parte davanti, l'infradito, ecco, azzurro, rosa e giallo. Poi sono passata da Kiko, dove ho preso, allora, il mio solito chiamiamolo burro cacao lip volume, ecco il solito, questo classico. Poi, e questo è il numero 01. Provo a metterlo per vedere se rende l'idea. Ecco qua, molto molto semplice, è un balsamo labbra, però è molto molto valido. Poi l'ho trovato in saldo, quindi l'ho preso, o se era senza saldo, non mi ricordo. Poi, sempre da Kiko, ho preso questi due mini lipstick. Allora, questi sono del colore, allora questo è un light rose ed è esattamente dello stesso colore del matitone che utilizziamo ormai io e Fede da anni. Guardate, ve lo metto qua. Allora, c'è tanto sole. Vedete, un rosa pallido, molto molto carino. Ne ho presi due perché costavano 1,50 euro l'uno. Poi ho preso uno smalto. Allora, questa volta ho deciso di prenderlo arancione. Spero renda dalla videocamera, perché c'è talmente tanto sole che si vede poco. Comunque arancione, molto molto bello. Adesso poi lo metterò e vi farò vedere. Poi sono passata da Yves Rocher, dove ho preso, allora, un'acqua profumata. Questa è un'acqua profumata al cocco, perché d'estate in vacanza io
adoro il cocco, adoro le creme solari al cocco, adoro le acque profumate al cocco. Io di queste acque profumate, allora è la prima volta che prendo un'acqua profumata di Yves Rocher, perché di solito le volte che l'ho preso, ho preso l'acqua profumata al cocco, l'ho presa da non mi ricordo, da Bottega Verde, ma non mi ci sono mai trovata bene da Bottega Verde. Invece Yves Rocher è un marchio che a me piace un sacco. Vado pochissimo perché per me è scomodo, però le volte che ci vado mi piace proprio tanto tanto tanto. Allora, questa è una è un'acqua profumata al cocco che va bene sia per il corpo che per i capelli, quindi io adoro al mattino, al mare, in vacanza, svegliarmi, farmi una bella doccia, vestirmi, costume, copricostume, poi una spruzzata sui capelli di acqua profumata al cocco ed è favolosa. Mi ricordo che è arrivato in Italia Yves Rocher, me ne ero follemente innamorata, compravamo tramite catalogo, compravamo un sacco, bagnoschiuma, shampoo, poi ho lasciato un po' andare la cosa, adesso hanno aperto i negozi in diverse città, qua in Italia, nella nostra città fortunatamente c'è, ma come vi ho detto prima, difficilmente riesco ad andare, per cui non lo so, adesso mi devo mettermi d'impegno il prossimo inverno, dove Pietro Enea si fermerà all'asilo sicuramente anche il pomeriggio, avrò un po' più di tempo libero, magari qualche giretto in più lo farò. Adesso dobbiamo assolutamente metterci al lavoro, perché questa sera ragazzi mi sono spaventata, perché ho pensato il lievito ed effettivamente era nella borsa dell'esse lunga, meno male che me ne sono accorta. Allora, adesso ci mettiamo al lavoro, perché questa sera verranno i miei suoceri a cena qua e ho deciso di fare la pizza. Quindi accendiamo il bimby e iniziamo a preparare l'impasto per la pizza. Partiamo con la pizza margherita. Allora, g di acqua, temperatura ambiente. 220 g di acqua. Poi un cucchiaino di zucchero. Ok. Poi 20 g di lievito di birra fresco sbriciolato. Allora, io utilizzo questi panetti della Lievital che prendo all'Esse Lunga. Sbriciolato. Ok. Poi posizionare il misurino. Secondi, velocità 2. Ecco qua. Adesso 400 g di farina 00. Poi voi potete utilizzare la farina che più preferite. Di farina, 30 g di olio extravergine di oliva. Ok. Un cucchiaio
cucchiaino di sale. Posizionare il misurino. 2 minuti, velocità spiga, impastare. Allora, nel frattempo ho lavato la tazza ancora della colazione, perché ahimè io di solito lavo tutto subitissimo, cioè subito finiamo di fare colazione, lavo subito le tazze o perlomeno le metto nella lavastoviglie. Questa mattina mi sono un po' persa a fare 2 cose in casa, perché poi all'ultimo ho deciso di andare dalla mia nonnina a pranzo, ci siamo autoinvitati io e Pietro e Nia, ma lei è sempre super felice di accoglierci. Ci siamo autoinvitati a pranzo dalla nonna e poi Pietro e Nia, come vi ho detto prima, è andato col papà sul trattore e io e la mia nonnina siamo andati a fare lo shopping che vi ho mostrato prima. Quindi, ahimè, ho lasciato anche io le tazze della colazione nel lavandino. Per carità, le ho lasciate con l'acqua e il detersivo, erano solo da dare una sciacquata veloce, però è una cosa che non mi piace e rabbrividisco all'idea. Comunque, andiamo avanti con la nostra pizza. Trasferire l'impasto nella ciotola preparata. Allora, una ciotola è questa, dove sono andata a versare un po' d'olio extravergine di oliva. Vado a trasferire il mio meraviglioso impasto, e ecco qua, di raccogliere tutto l'impasto che è rimasto all'interno del bimby. Adesso mi lavo le mani e procedo col secondo impasto. 220 di acqua a temperatura ambiente. Allora, il bimby con uno di questi impasti ci dà praticamente una teglia per 6 persone, però vi dà una teglia, quindi viene giusto una fettina a persona. Io per 4 persone faccio 2 impasti qua, 4 teglie di questa dimensione, poi comunque ve le faccio vedere. Allora, acqua messa, un cucchiaino, il mio solito cucchiaino di zucchero,
poi 20 grammi di lievito, sbriciolato. Nerina, poi posizionare il misurino, velocità 2 minuti e mescola. Nel frattempo sistemo un po' la cucina. Ok, avanti. 400 grammi di farina. Poi 30 grammi di olio extravergine, un cucchiaino di sale. Misurino e impastare. Qua. Fino a coprire le lame. Inserisco il coperchio e vado di turbo per 2 secondi. Di nuovo. Questa operazione la faccio un paio di volte. Vado a togliere, questa è tutta la schiuma dell'impasto, non del detersivo perché non l'ho messo. Ok, e vado a riempire il mio boccale. Vado a mettere un po' di detersivo all'interno. Allora, di solito io invece di fare l'autopulizia, quella proprio dei bimbi, vado di velocità massima. Allora, per non gli do i secondi, lo lascio andare. Velocità 10. Bimbi è praticamente pulito. E quindi vado semplicemente a pulire il boccale sotto il lavandino e le lame. Però la grande pulizia me l'ha fatto lui, perché sennò sarebbe stato un vero caos togliere tutto quell'impasto attaccato al bordo del boccale. Invece in questo modo, guardate, di impasto non ce n'è praticamente più.
modo il mio bimbi è sempre sempre pulito. Come potete vedere, il mio bimbi è venuto pulitissimo. Adesso do una resettata veloce alla cucina, anche se il più è fatto. Svuoto la lavastoviglie, do una sistemata a tutte le cose che ho comprato e ho buttato lì sul tavolo. Poi do una sistemata alla sala, mi metto lo smalto e sono a posto. Mettere lo smalto, dalla videocamera non rende, comunque è un arancio, mi piace, sì. L'unica cosa che non l'ho trovato, a differenza degli altri smalti di Kiko, non l'ho trovato semplice da stendere, proprio per niente, perché l'ho trovato abbastanza spesso. Una cosa che ho notato per quanto riguarda la pizza è che prima utilizzavo il lievito in polvere e la pizza non lievitava così bene. Da quando invece uso i panetti, devo dire che va molto molto meglio. Allora, per il condimento io farò delle semplici pizze margherita, le andrò pomodoro rigorosamente tutti e mozzarelle, che adesso andrò a, il tempo che lo smalto si asciuga, andrò a tagliare. Allora, ho scoperto un metodo, volevo provarlo. A tagliare la mozzarella, stendere il primo impasto.
frattempo io ho condito le mie pizze, eccole qua. Tre buone margherite, semplicissime, eccole qua. Allora, appunto, si è scaricata la batteria, quindi l'ho messa in carica quei forse 5 minuti, giusto il tempo di salutarvi. Allora, io non ho la certezza di riuscire a farvi vedere le pizze pronte, appunto perché la batteria è completamente scarica. Io però con questo video vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!